I podcast di La 7, ovunque con te. 8:30. Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuta Giorgia Serughetti, filosofa politica dell'Università Bicocca di Milano. Buonasera. Buonasera, benvenuto Giovanni Di Lorenzo, direttore del settimanale tedesco Die Zeit. Buonasera Lucio Caracciolo, direttore buonasera. Di Limes. E buonasera Massimo Giannini, buonasera. Editorialista buonasera. Di Repubblica. Quindi avete sentito, in serata è andato in scena uno scontro durissimo tra Israele e ONU, subito dopo la pubblicità. Lucio Caracciolo, allora oggi abbiamo assistito a uno scontro durissimo a New York tra ONU e Israele. Il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha detto che nulla giustifica gli attacchi di Hamas contro Israele, ma non sono venuti dal nulla, perché i palestinesi sono stati sottoposti a 56 anni di soffocante occupazione. Il ministro degli esteri israeliano Cohen si è rifiutato poi di incontrarlo e l'ambasciatore israeliano all'ONU ha detto che Guterres dovrebbe dimettersi. Quanto è grave questo incidente? Fa parte di questa guerra di propaganda che infesta eventi così tragici e così gravi che ci distoglie dai dati di realtà. Guterres ha ripetuto quello che l'ONU, o meglio l'Assemblea Generale e un po' meno il Consiglio di Sicurezza, hanno detto e ripetuto in tutti questi anni, quindi non ha detto nulla di particolarmente nuovo. Giustamente dal suo punto di vista l'ambasciatore israeliano e prima il ministro degli esteri hanno protestato, ma non cambia assolutamente nulla e comunque, tolto un Guterres, se ne fa un altro, non cambia molto. Quindi non avrà nessuna ripercussione, anche perché l'ONU rappresenta 192 paesi nel mondo? Sì, ma figuriamoci se all'ONU, dove Israele non sta molto simpatico, se un segretario generale dell'ONU si dimette perché gli israeliani vogliono che si dimetta, cioè è una impossibilità. E gli Stati Uniti? Perché la Casa Bianca ha detto che un cessate il fuoco favorirebbe solo Hamas, però il segretario di Stato Blinken ha detto che bisogna proteggere i civili palestinesi e inviare urgentemente aiuti a Gaza. Ma io ho l'impressione che intanto dentro l'amministrazione, dentro l'establishment americano, ci siano posizioni anche molto diverse. Quella di fondo, e che Biden ha detto anche ufficialmente nella sua visita in Israele, è che l'America non vuole assolutamente che si allarghi il conflitto, quindi il suo appoggio a Israele c'è, ma non ha fatto d'accordo se Israele dovesse scatenare qualcosa che provochi una sorta di guerra regionale o mondiale. Quindi questa è per il momento la linea americana. Appoggio sì, ma non incondizionato. Che è un po' la linea anche dell'Europa e sicuramente dell'Italia, la Meloni lo ha ribadito oggi incontrando parenti di alcune vittime di questo attacco del 7 ottobre. E quindi è per questo anche che il premier israeliano Netanyahu usa tanta prudenza, perché sono giorni che annuncia e che il suo esercito annuncia un'invasione di terra di Gaza imminente, ma invece non è accaduto ancora. Non c'è dubbio che quello che dice Caracciolo mi sembra abbastanza evidente sia la realtà dei fatti. Non è l'ONU, mi pare, in considerazione anche della sua scarsa o quasi totale irrilevanza di questi anni, che può trovare la quadra di questa tragedia medio orientale. Non sarà meno che mai Guterres, che è già un segretario generale non proprio prestigioso. Tuttavia mi chiedo anche se non debba essere quella la sede in cui, almeno sulla carta, si dovrebbero risolvere
le controversie e persino i conflitti internazionali. In fondo, appunto, Guterres non ha detto nulla di diverso da ciò che in questi giorni persino in Israele si dice. E qui veniamo al tema di Netanyahu. Netanyahu in questo momento, come abbiamo raccontato oggi su tutti i giornali, ha un gigantesco problema anche al suo interno ormai e anche dentro il suo governo. Ci sono ministri in lotta con i generali proprio sulla strategia da adottare, e cioè intervento immediato, reazione dura e quindi stivali sul terreno nella striscia di Gaza, oppure recepimento del suggerimento, che è qualcosa in più di un suggerimento che è arrivato dagli Stati Uniti, prima con le parole di Biden. Oggi aggiungo, e qui c'è un elemento di piccola speranza, anche dalle parole del segretario di Stato Blinken, proprio alle Nazioni Unite, perché Blinken oggi, e sembra un assurdo in questo momento, ha ridetto anche: aiutateci a recuperare la proposta dei due stati per due popoli, che detto in questo momento sembra una follia integrale, aggiungendo poi: non dobbiamo cedere al ricatto di Hamas, dobbiamo mantenere la nostra umanità e fare diverso la nostra civiltà da quella dei terroristi, che poi è un altro modo per dire calma e gesso. E mi pare che per adesso, ed è una fortuna, benché come ho ripetuto, a Gaza sono già morte 5.000 persone, quindi sì, non è che Israele è rimasta con le mani in mano, eh? Però diciamo l'azione devastante di terra ancora non c'è stata. E ho l'impressione che più passa il tempo e più diventa nebulosa. Vedremo, perché più passa il tempo più la situazione ovviamente si complica. Giorgia Serughetti, poco fa la regina della Giordania, Rania, ha detto a Christiane Amanpour della CNN che l'Occidente ha un doppio standard quando guarda a questi eventi. Ricordiamo anche che la Giordania ha la grande maggioranza della propria popolazione palestinese. E lei, Serughetti, dice che in questa guerra mancano le pari dignità di lutto di cui non sembriamo capaci. In fondo dite un po' la stessa cosa. Lei perché fa questa affermazione? Ma perché effettivamente c'è stato l'uso di un doppio standard dopo il 7 ottobre. L'abbiamo osservato anche, diciamo, nella nostra opinione pubblica, nel nostro dibattito pubblico. Poi, se vogliamo proprio una rappresentazione perfetta della negazione della pari dignità di lutto, è proprio, diciamo, il discorso del ministro Cohen, no? La sua protesta contro le posizioni di Guterres, proprio quell'idea che non si possono accettare né diciamo dichiarazioni di comprensione né di compassione, no? Nei confronti di quel popolo che non merita nessun tipo di empatia per le vittime. Quindi insomma la pari dignità di lutto vuol dire pari dignità di vita, no? Cioè la dichiarazione dell'uguale valore delle vite è quello che sembra mancare nel nostro dibattito, quando siamo giustamente portati a piangere le vittime dell'attacco di Hamas terroristico del 7 ottobre, mentre molto meno, diciamo, condiviso è il senso dell'orrore di quello che sta avvenendo a Gaza, cioè degli attacchi, delle punizioni collettive, delle uccisioni indiscriminate di civili, quindi della violazione del diritto internazionale. E questo avviene quando in qualche modo si ritiene veramente che esista anche una gerarchia di dignità, di valore delle vite. Ci sono vite che valgono di più e vite che valgono di meno. Giovanni Di Lorenzo, il premier israeliano Netanyahu oggi ha ripetuto che Hamas è il nuovo nazismo. Ma è un paragone possibile? Ma io ho grandi difficoltà con questo paragone. Quello che è stato il massacro, l'olocausto, il massacro della Shoah, a paragonarla a qualsiasi altra cosa. Però c'è anche di vero che dopo la Shoah è stato il più grande numero di vittime ebree che c'è mai stato in una parte del mondo. E un'altra cosa che è sconcertante è che sono stati ammazzati dalla Hamas proprio solamente perché sono ebrei. Poveri bambini, i vecchi, i giovani, tra i quali attivisti per una pace tra Palestina e Israele, che volevano solo divertirsi a un concerto di musica rock, pop. E questo forse l'ha indotto a fare questo paragone. In Germania abbiamo una situazione diversa da quelli in altri paesi, perché c'è a parole
per quello che riguarda i politici e le autorità, una solidarietà incondizionata con Israele. Voi sapete che la Merkel ha rilasciato la famosa frase che la sicurezza di Israele fa parte della ragion di Stato della Germania, ma io, a differenza di qualcuno che già ha parlato qui, trovo che c'è molta freddezza nei confronti delle vittime ebree dopo il 7 ottobre. Perché? Non è paragonabile, non so dire, forse perché subito subentra questo paragone, ma questa parità di dignità del lutto, come l'avete chiamato voi. Bisogna subito vedere però anche le vittime e l'oppressione che c'è stato in Gaza. A me lascia un pochino sconcertato il fatto che per ogni piccolo, in confronto a questo, piccolo attentato, ci sono subito davanti ai consolati fiori, luci, candele. La reazione fuori dall'autorità del mondo politico mi sembra abbastanza freddino. Sei d'accordo, Lucio Caracciolo? Ma tanto una questione di principio, credo, cioè fare questi paragoni andando a pescare nella storia, fuori contesto, personaggi, eventi e compararli con quello che accade oggi è un modo per non capirci niente. Poi se Hitler fosse stato quello con cui è stato comparato recentemente da Milosevic a Putin a Saddam, forse ci sarebbero 6 milioni di ebrei in più e saremmo stati tutti molto meglio. Quindi sono dei paragoni che fanno parte, capisco, di una guerra di propaganda, ma io credo che in questo momento non bisogna semplicemente inveire o trovare dei paragoni storici, bisogna guardare i fatti così come sono e cercare di evitare un ulteriore bagno di sangue. Poi credo che anche un minimo di rispetto per le vittime dell'Olocausto imponga un certo ritegno nel fare questo tipo di paragoni. Ma tu che cosa pensi che accadrà nelle prossime ore? Perché l'invasione di terra continuerà a essere rinviata intanto e faranno entrare degli aiuti, nuovi aiuti umanitari a Gaza, perché tutte le organizzazioni umanitarie dicono che sono sull'orlo del collasso, dagli ospedali ai centri per gli sfollati. Ma il fatto che siamo al 17° giorno di annuncio di un'invasione che ancora non c'è stata vuol dire molte cose, tra cui che dentro il governo e dentro le forze armate israeliane ci sono delle discussioni in corso, mettiamola così. Quella che noi chiamiamo invasione di terra in realtà sarà un'operazione in 5 dimensioni: terra, mare, naturalmente aria, spazio e cyberspazio, cioè le forze armate israeliane non fanno una pura operazione di terra, fanno un'operazione in tutti i domini della guerra e contano anche sulla superiorità tecnologica, ma a un certo punto i soldati dovranno entrare dentro e sparare nei tunnel e affrontare una guerra che più dura non si può. Ma ammettiamo che tutto si possa risolvere, stavo per dire per il meglio impossibile, ma insomma che si possa risolvere in maniera non totalmente indecente nel giro di qualche giorno. Il problema è, dopodiché, Israele può andarsene a salutare? No. Quindi questo prevede un periodo, non sappiamo quanto lungo, di occupazione israeliana finché non si trova qualcuno che possa almeno in parte subappaltare Gaza. Potrebbe essere una coalizione internazionale, potrebbe essere l'ONU, potrebbe essere non si sa bene chi, ma insomma Gaza qualcuno se ne deve occupare. Oppure vogliamo assumere che 2 milioni di persone se ne vadano da Gaza, ma dove? Nel deserto? Si buttano in mare? Massimo Giannini, riprendo quello che diceva prima anche Giovanni Di Lorenzo. C'è freddezza, molta freddezza nelle nostre opinioni pubbliche per le vittime di Israele e ti faccio vedere questo breve video che ha molto colpito l'opinione pubblica internazionale. Ecco, vedete la liberazione di uno degli ostaggi, l'85enne signora, vedete, torna indietro, dà una stretta di mano al suo sequestratore e dice shalom, quindi dice la parola pace. C'è freddezza, non c'è abbastanza conoscenza del fenomeno? Che cosa sta succedendo nelle nostre opinioni pubbliche? Guarda, distinguerei tra i governi e le opinioni pubbliche, nel senso che a me pare che dal punto di vista dei governi la freddezza di cui parlava Di Lorenzo io non l'ho vista, sinceramente. A me pare, no, anzi, io non l'ho che, vista.
mai come in questo momento, mi pare che dal punto di vista del sostegno ad Israele, dopo quel terribile pogrom del 7 di ottobre, tutti i paesi abbiano questa, almeno nel fronte occidentale, questo è chiaro, abbiano dato il sostegno incondizionato ad Israele. Discorso un po' diverso sulle opinioni pubbliche, anche se anche su questo fronte io non vedo fratture inconciliabili nella nostra metà di mondo. Ripeto, manifestazioni contro Israele più o meno ci sono sempre state nel corso dei decenni, la questione israelo-palestinese ha sempre diviso in maniera molto netta le destre e le sinistre, anche nel nostro paese negli anni 70 e negli anni 80, quindi è chiaro che un po' di schiuma della terra da quel punto di vista ci sia, ma io però non vedo masse oceaniche che protestano contro Israele, le vedo nel mondo arabo, quello sì, e mi preoccupo. Per questo aggiungo che l'immagine che avete fatto vedere voi oggi, nell'abisso in cui stiamo sprofondando, è la notizia del giorno. Io ho trovato video quasi commovente questa scena, una vecchina, una nonnina israeliana di 85 anni, dopo 16 giorni rinchiusa in quelle gallerie, ho attraversato l'inferno, racconta. Poi aggiunge che è stata trattata benissimo, eccetera, eccetera. Poi si è accomiata dai suoi aguzzini dicendo shalom. Bene, sicuramente c'è una componente di propaganda, lì Hamas userà queste immagini per dimostrare soprattutto a noi che loro non sono dei feroci tagliagole, e sicuramente lei è preoccupata perché c'è il marito ancora in mano ad Hamas, ricordiamo anche lei questo. Lei ha detto che i carcerieri hanno trattato bene gli ostaggi, anche perché lei è una pacifista, un attivista. E tra l'altro fa parte di quella schiera di israeliani che diciamo si sono sempre battuti per una convivenza Infatti, pacifica. Oggi i notiziari non ne hanno parlato, ma lei dopo aver raccontato questo suo inferno nei sotterranei dei Gaza, dove è stata però trattata benissimo, ha anche puntato il dito contro il suo governo. Lei oggi ha detto: purtroppo abbiamo avuto da giorni, giorni e giorni segnali che questo attacco ci sarebbe stato, il nostro esercito e Shin Bet non li hanno presi sul serio e non ci hanno protetto. Ora, detta da una persona che è appena stata liberata, un ostaggio israeliano, ripeto, non è contro il suo paese, però anche questo è un elemento di riflessione, perché se noi continuiamo soltanto a dire dobbiamo essere solidali e basta, io penso che noi non ne usciamo, siamo dentro quell'escalation, quindi per fermarci bisogna recuperare un po' di mente fredda e razionalità. Come ne usciamo, Giovanni Di Lorenzo? Perché in Germania in questi giorni ci sono stati documentati 202 episodi di antisemitismo collegati con questa nuova guerra. E in alcune città tedesche le manifestazioni pro-Palestina sono state proibite, come anche in Francia, per esempio. Che cosa sta succedendo in Germania? Ma la Germania sta scoprendo che tra le centinaia di migliaia di rifugiati profughi che sono venuti da paesi arabi, c'è tanta gente che è cresciuta nell'odio contro Israele, che adesso lo mostra. Certamente non è una maggioranza, sono dei gruppi, però fanno molta impressione in questo momento. Si mischiano queste voci di persone che vengono da paesi arabi insieme al classico antisemitismo delle frange naziste e neonaziste, e purtroppo anche in parti di quello che noi chiamiamo la frazione woke, cioè quelli che guardano con particolare attenzione al razzismo, guardano al colonialismo e vedono in Israele soprattutto una forza imperialista e razzista contro i palestinesi, soprattutto colonialista. Io sono d'accordo, non ho detto anche una cosa diversa da quello che ha detto il collega Giannini. A livello di governo, soprattutto in Germania, anche lì il Parlamento, c'è molta solidarietà con Israele. C'è stata una mozione al Parlamento qui in Germania dove tutti, senza una sola voce di dissenso, anche nella sinistra radicale e nella destra radicale, hanno votato
in favore di Israele. Io, quello che io dicevo è un'osservazione che facevo, quali sono i sentimenti che io osservo tra la gente. E lì rimango sulle mie, c'è una freddezza che a me sorprende molto. Giorgio Serughetti, ma quello che sta accadendo anche in Italia, dove il nostro governo, anche il governo di Giorgia Meloni è totalmente solidale con Israele, e invece c'è una certa freddezza nell'opinione pubblica? No, no, a me sinceramente non sembra. Sicuramente ci sono posizioni diverse, c'è un dibattito, cioè è plurale, per fortuna anche l'opinione pubblica in questo, però no, a me è parso anzi che sia fortissima l'ondata di solidarietà nei confronti di Israele dopo gli attacchi del 7 ottobre, ma mi sembra che stiamo rimuovendo il fatto che è stato seguito questo insieme di attacchi istantaneamente da una reazione militare che ha fatto vittime a Gaza, no? Cioè nell'altro fronte. Quindi diciamo quel tipo di reazione, dello stringersi intorno anche ai luoghi, no? Le ambasciate che richiamava Di Lorenzo, non ha quasi avuto il tempo per svilupparsi come sentimento, perché istantaneamente ci si è trovati a quantomeno a dover fare i conti con gli effetti della reazione. Quindi quello che io invito a fare non è di essere meno solidali, cioè la questione è essere più empatici con le vittime delle due parti. Stiamo parlando di vittime civili, e questo è il punto, no? Quindi se rimuoviamo questa distinzione tra combattenti e civili, e se smettiamo di avere l'attenzione per ogni singola vita umana che viene, no, come dire, eliminata in questo conflitto, penso che perdiamo un pezzo importante di umanità, perdiamo il senso proprio dell'orrore davanti alla violenza sull'inerme. Questo è il punto. Allora, su questo secondo me non dobbiamo, diciamo, cedere il campo anche appunto a questo tipo di contrapposizione. Ricordiamo che chiunque sia stato, il bombardamento dell'ospedale a Gaza City è stato un elemento di ulteriore emotività nelle opinioni pubbliche, no? Perché poi appunto ancora forse non sapremo mai chi ha lanciato quel missile, però è chiaro che è stato rappresentato come il primo momento reazione di Israele, quindi anche quello può aver contribuito ad attenuare un po' questa empatia unilaterale e a diffonderla, come è giusto peraltro, nei confronti di tutte le vittime. Giovanni Di Lorenzo? Lili, tu avevi chiesto come ne usciamo fuori. Io penso che la Germania sia l'ultimo paese autorizzato a dare consigli come Israele, cosa Israele deve fare in questo complicatissimo conflitto. Senti, Giovanni Di Lorenzo, adesso, come si suol dire, apro un altro capitolo, perché mi interessa sapere da te, che dirigi il più prestigioso settimanale tedesco e che segui naturalmente anche le vicende italiane, la separazione di Giorgia Meloni è stata commentata dai media di tutto il mondo. In Germania come ve ne siete occupati? Ma poco, devo dire poco, anche perché qui c'è un'altra tradizione del rispetto della vita privata anche di politici. Ci sono stati servizi, ma sono finiti quasi sempre sulle pagine dove di solito raccontano le storie di stars o incidenti, fatti di cronaca, ovviamente con il sottotono che forse la famiglia modello che aveva sempre presentato la signora Meloni è molto difficile oggi da rappresentare. Sì, probabilmente lo era anche ieri, ma appunto se ne parlava di meno, e delle persone pubbliche, soprattutto dei politici, non si parlava della loro vita privata. Giorgia Serughetti, stiamo dando troppa attenzione in Italia a questa separazione eccellente? Ma non lo so se troppa, perché tutto sommato è un fatto politico, cioè, o comunque pubblico, no? Nel senso che innanzitutto loro due, sia Giorgia Meloni per ovvie ragioni, ma anche Andrea Gianbruno, sono due personaggi pubblici, e lui è la ragione, diciamo, comunque l'elemento scatenante di questa separazione è stato
un fatto pubblico, cioè comunque delle dichiarazioni rese all'interno di un contesto informativo pubblico, che avevo, che, insomma, per quanto fosse un fuori onda, però un luogo di lavoro. Ecco, quindi in realtà ha una sua rilevanza. Molti dei comportamenti che sono stati ovviamente stigmatizzati di Andrea Gianbruno possono essere rubricati sotto la molestia, no, sul posto, sul luogo di lavoro, quindi comunque dei fatti a loro volta di interesse politico. E poi naturalmente c'è questo fatto che Meloni ha politicizzato la sua storia personale, la sua biografia, è stata quella una delle leve su cui ha giocato, quindi questo ancora una volta lo rende un tema politico. E poi c'è questo messaggio che è stato forte, no? Questo messaggio che ha lanciato con questa così, separazione via social, che possiamo, non arriviamo magari a definirlo gesto femminista, perché resta un gesto tutto suo, individuale, legato insomma al suo personaggio e a ciò che lei vuole rappresentare in termini di forza, la pietra e tutto il resto, però è stato un gesto importante, cioè ha comunque segnato nell'immaginario la fine della figura della donna che subisce in silenzio, allora, o che deve mettere delle pezze, diciamo, ai comportamenti, no, sconvenienti del marito o del compagno. Allora, intanto posso chiedere una cosa da fuori? Posso chiedere, sì, una cosa da fuori? Da, prego. Che io non sono così vicino alle faccende italiane, ma questo Andrea Gianbruno, la sua trasmissione, dopo quello che ha detto nei confronti delle colleghe, la sua trasmissione rimane nelle sue mani o è stato costretto, ecco, a dimettersi? Volevo per l'appunto dirvi che è uscita un'agenzia che di Mediaset, con un comunicato di Mediaset, in cui si annuncia che Gianbruno ha concordato con l'azienda di lasciare la conduzione del programma e continuerà a curare il coordinamento redazionale. Mi verrebbe da dire che mi sembra anche il minimo sindacale. Minimo sindacale. Senti, Massimo Giannini, ti voglio chiedere una cosa rapida, perché oggi il ministro degli esteri italiani, nonché leader di Forza Italia, ha detto che il governo può dormire a sonni tranquilli e che la famiglia Berlusconi non ha nulla a che vedere con i fuori onda. Quindi chiuso questa storia? Direi di no, perché se guardiamo le dinamiche politiche di queste ore, si ha quasi la sensazione che Meloni, su una serie di questioni importanti per il governo, la prima delle quali è il decreto sull'energia elettrica e l'altra è la riforma della giustizia, in particolare le norme sulla prescrizione, due misure che stanno molto a cuore a Forza Italia, ha bloccato tutto. Quindi io ho l'impressione che in realtà non è chiuso niente, questo è una sorta di scandalo che resterà nella e vita di questo governo. Quindi influenzerà anche la stabilità del governo? Direi di sì, e soprattutto la conferma la ho dal video che domenica Giorgia Meloni ha mandato alla kermesse nella quale si festeggiava il primo anno di vita del governo, in cui ha puntato il dito contro tutti i nemici, quelli che la vogliono infangare, senza spiegare chi sono. Ho la sensazione che i nemici lei li abbia in casa, perché noi non sapremo mai se i Berlusconi sapevano che ruolo ha giocato Striscia la Notizia, però è evidente che lì qualcuno era in possesso di questa cosa, l'ha fatta uscire adesso, e questo è un segnale, io penso, abbastanza preciso per la Presidente del Consiglio. Il governo non cade, ma lei deve stare molto attenta. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Intanto vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché oggi il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto che bisogna contrastare la preoccupante crescita dell'astensionismo nel nostro Paese, e questo è stato vero anche per una parte delle ultime elezioni di domenica. Guardate. L'anno scorso alle regionali di Lombardia e Lazio votarono rispettivamente il 41 e il 37% degli aventi diritto. Domenica scorsa a Monza è andata ancora peggio. Chiamati a scegliere il successore di Silvio Berlusconi alla Camera, gli elettori sono rimasti quasi tutti a casa e la pratica è stata sbrigata da un esiguo 19%. Per alcuni tutto ciò non rappresenta un problema, perché l'astensionismo sarebbe una tendenza naturale dei sistemi liberal-democratici, un aspetto ineluttabile della post-democrazia. Per altri, invece, siamo di fronte a un disastro di enorme portata, che ne annuncia di peggiori. Sono di quest'ultima opinione gli autori di due libri usciti in questi giorni. Il primo si intitola Le piazze vuote e lo ha scritto per La Terza il sociologo Filippo Barbera.
La sua tesi è che occorre tornare a riempirle quelle piazze, rivitalizzando corpi e spazi intermedi, rinnovando le forme della partecipazione e soprattutto smettendo di esaltare la velocità delle decisioni come valore della buona politica. L'elaborazione politica è lenta, ovvietta Barbera. Richiede la mediazione degli interessi e la capacità di fare un passo indietro in vista di un obiettivo comune. Anche Sandra Bonsanti e Stefania Limiti, che per Paper First firmano il libro La pretesa del comando, osservano che velocità e semplificazione sono le promesse fallaci di chi mira a demolire la Costituzione per trasferire il potere nelle mani di un capo eletto a furor di popolo. Le autrici ripercorrono la storia della tentazione presidenzialista in Italia e dei numerosi tentativi di inserire la figura del presidente nel circuito governativo, cancellandone la funzione di garanzia. Eliminato l'arbitro, i conflitti politici diventerebbero però molto più acuti e sarebbe messa a rischio l'unità nazionale. Siamo in chiusura, grazie Giorgia Serughetti, grazie Giovanni Di Lorenzo, grazie Lucio Caracciolo, grazie Massimo Giannini, grazie, a voi. Grazie spettatrici e spettatori, vi lascio a Giovanni Floris al suo di martedì, quindi state con noi e noi come sempre domani 8:30. Arrivederci. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.